partita del primo tempo, Paris Saint-Germain 1, Milan 0. Se volete vedere quello del secondo, basta che skippate, ma questo vale per quasi tutti i post partita che faccio su questo canale. Partiamo ovviamente dal racconto della partita. Mbappé è un fenomeno. Vabbè, questo di certo non è una novità, ma Mbappé potrebbe diventare il giocatore, secondo me, nei prossimi 10 anni più forte negli ultimi anni. Secondo me anche più di Ronaldo e Messi. L'ho detto. Io amo Ronaldo alla follia, è il mio calciatore preferito, ma Mbappé per me può fare quello step in più. Mbappé è un giocatore spaziale. Ho sentito Enerix, che vabbè, ormai conoscete tutti, quindi chi se ne frega se faccio il nome, che ha detto che tra Leao e Mbappé non c'è molta differenza. No, cioè, non è vero. Tra Mbappé e Leao c'è un abisso. Cioè, il problema di Leao, e poi vabbè, passiamo alla partita, è che è troppo spettacolare, troppo divertente. Perché è un giocatore che dovrebbe segnare molti più gol di quanti ne fa. Leo potrebbe segnare 25 gol a stagione. 25 gol in Serie A per quante occasioni ha a partita. Purtroppo però le spreca la maggior parte delle volte. Questo invece non lo fa Mbappé. Mbappé magari tocca meno la palla, ma nei dribbling non c'è storia. Non c'è storia, intendo, tra Mbappé e il difensore, non tra Mbappé e Leao. E poi Mbappé è molto più efficace di Leao, c'è da dire questo. E proprio lui la decide con un doppio passo e la calcia e calcia il pallone. Maignan non la può prendere, non si è mosso, ma era imprendibile. Bruciato Mori, tiro, gol dopo un recupero, dopo una bella azione del Paris Saint-Germain con Zain Emery che l'ha guidata. Reinders non è riuscito a far fallo. Reinders un po' spento in questo primo tempo, secondo me. Non è stato un PSG, Paris Saint-Germain, chiamatelo come vi pare a voi, stellare. Io dal Paris Saint-Germain mi aspetto molto di più, perché è un allenatore bravo in panchina, ha dei giocatori forti in campo, e per me il Paris Saint-Germain con la squadra che ha dovrebbe vincere non troppo difficilmente questa partita. Perché, ragazzi, Colomoni è forte, Mbappé è un fenomeno. Il centrocampo è tanta roba, cioè la difesa sulla carta è una delle più forti d'Europa, cioè tanta tanta roba, tanta tanta roba. Il Milan non ha avuto mai delle vere occasioni al gol, però il Milan non sta facendo una brutta partita. Forse lo 0-0 era il risultato più giusto, ma il Paris Saint-Germain è una squadra che dovrebbe più giocare in squadra, ma si affida a Mbappé. Cioè, Mbappé per il Paris Saint-Germain è Dio. È Dio, devi pregare che sbagli. Ma è impossibile, perché Mbappé è un alieno. Cioè, un alieno fuori da ogni pianeta. Fino a quel momento lì, partita abbastanza noiosa, con il Paris Saint-Germain che ha toccato un po' più la palla rispetto al Milan. Anzi, molto di più. Guardate XG 0-20 contro 0-10, pochissime occasioni, 2 tiri per il Paris Saint-Germain in porta, 0 per il Milan, 6 tiri totali per il Paris Saint-Germain, 3 per il Milan. In questo momento il Borussia Dortmund sta vincendo contro il Newcastle, quindi il Milan sarebbe quarto nel girone e la situazione si complicherebbe non aver vinto a Dortmund. E soprattutto non aver vinto contro il Newcastle pesa. Pesa tantissimo. Molto in ombra Leao. Pulisic un po' meglio. Però Krunic non può giocare in Champions. Cioè, Krunic è un giocatore che non è scarso, però è un giocatore che magari può farti delle gare in campionato, ma in Champions non può giocare Krunic. Cioè, in Champions perché non ha messo Adli? Boh, mistero. E nulla, noi ci vediamo con i post partita del secondo tempo. Ciao! Allora, raga, vi faccio un post partita un po' prima del solito perché sto crollando dal sonno. Sto registrando questo post partita praticamente con la luce spenta e sono disteso nel letto perché ho un sonno della Madonna. Fatto sta che parlando del secondo tempo, il Paris Saint-Germain
ha, non dico dominato, però ha giocato secondo me decisamente meglio rispetto al primo tempo. Ha fatto la partita almeno nei primi minuti, nei primi, se vogliamo, 15-20 minuti, tutta sulla metà campo avversaria. Infatti, guarda caso, è arrivato il 2-0 inizialmente con Dembélé, gol annullato perché c'è stato un fallo netto, non fischiato, su Musa prima. E poi c'è stato il 2-0, stavolta non fuori gioco, di Kolo Muani, che a parte il gol non ha fatto praticamente niente, ma gli attaccanti, quelli veri, sanno anche segnare gol brutti, ecco. E appunto il gol del 2-0 annullato era di Dembélé, bel contropiede, ma c'era appunto fallo su Musa. Il gol del 2-0 invece non annullato, posizione regolare, è arrivato dopo un tiro di Dembélé, respinta di Maignan, e Colomani da due passi segna il gol che vale il 2-0. Partita chiusa. Mi aspettavo un po' più dal Milan, però poi io già dall'inizio stagione ho visto tanti che esaltavano il Milan. Ora invece vedo tanti che screditano il Milan, ci vuole un po' di equilibrio. Chiaro, il Milan secondo me doveva vincere contro il Newcastle, perché pareggio a Dortmund ci può anche stare, ma contro il Newcastle dovevi vincere. Dovevi vincere, raga. Cioè, ora hai 2 punti e hai PSG, Borussia e Newcastle fuori casa, cioè tosta. Ora diventa veramente tosta per il Milan passare il girone. Non è assolutamente impossibile, ma è tosta. Ecco. Anche per il secondo posto, cioè per il secondo posto è tosta, figuriamoci per il primo. Per il primo è impossibile, per il secondo è un po' più, è un po' meno difficile. Contro un Milan che appunto non mi è piaciuto per niente nel secondo tempo. L'unica occasione buona che ha avuto è stata con Pulisic dopo un gran rilancio di Maignan. Pulisic però non tira, la passa a Giroud che non riesce a segnare. Lì ha sbagliato Pulisic a centrocampo. Male Musa, male Krunic. Dopo le prime buone apparizioni, anche Reinders non mi sta piacendo più di tanto. Lì dietro, Chau, poi è stato sostituito. Boh, Hernandez ha sofferto Dembélé in delle circostanze. Calulu, povero uomo, cioè Mbappé, cosa poteva fare? Tomori poteva fare di più. Lì davanti Leao, poca roba. Giroud, io non capisco perché Giroud venga sfruttato così. Per me Giroud è un giocatore fortissimo, cioè fortissimo no, però è un giocatore forte. Però ragazzi, non può giocare sempre, cioè non è eterno. Se usi Giroud lo devi usare bene, cioè guardando le statistiche il Paris Saint-Germain ha meritato di vincere, ma il Milan ha creato poco, ha creato veramente poco, ci sta a perdere a Parigi, a Milano il Milan deve fare il miracolo. Già un punto potrebbe essere buono se vogliamo. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.